Un appello urgente per l'adozione di due cani, ma che nasconde un problema più grave a monte. Siamo con Antonello Livi, presidente delle guardie zoofile della sezione di Tivoli e Valle della Niene nell'Accademia Kronos. State cercando un proprietario per due bellissimi cuccioli. Sì, abbiamo ricevuto una segnalazione di una famiglia che purtroppo non può più tenere due cuccioli, due cani di circa 4 anni, poiché hanno venduto il terreno. Essendo cani microchippati, la famiglia non è in grado di poter più tenerli. Non sappiamo le motivazioni, naturalmente ci hanno contattato per chiederci un aiuto, perché entro 15 giorni chi ha acquistato questo terreno sul quale dimorano questi cani ne entrerà in possesso. E quindi stiamo facendo un appello anche sui social, anche sulla nostra pagina Facebook Accademia Kronos Valle della Niene, per trovare qualcuno che sia in condizione di prenderseli e adottarli. Però casi come questo si stanno moltiplicando. Sì, abbiamo notato che molte richieste di aiuto ci sono pervenute tramite mail di cani di proprietà che cercano una casa. Persone che purtroppo non possono più tenerli ci scrivono implorandoci di trovargli una soluzione, e questo è un grande campanello d'allarme, perché di solito si tenta a trovare una casa a cani randaggi, cani che comunque sono nel canile. Cani di proprietà microchippati che vengono ceduti così, come se fossero oggetti, ci sta preoccupando moltissimo, e dopo crediamo il periodo Covid abbia spinto molte persone a adottare cani e poi adesso a disfarsene purtroppo. Quali sono i rischi di questa situazione? Il rischio è che c'è una mentalità purtroppo di non microchippare il proprio cane, perché si pensa che il cane comunque è mio e tanto sta con me. Il discorso è che qui in questa valle della Niene, con le campagne, molte volte i cani anche non sterilizzati escono fuori dai cancelli, si perdono, vengono accalappiati, vengono portati nei canili e il proprietario non li rivendica. Perché? Perché c'è anche una sanzione amministrativa pesante. Chi non ha a cuore il proprio cane e non lo microchippa rischia anche la sanzione. Quindi spingiamo affinché i cittadini microchippino il cane, ecco, per far sì che succeda questo che è accaduto. Abbiamo preso in carico questa segnalazione di cani microchippati ed è difficile che un cane microchippato possa essere abbandonato, perché se si dovesse risalire al reale proprietario ci sarebbe anche rischio di un abbandono d'animale.